Allora, altro segno. Andiamo a vedere qual è il terz'ultimo segno della settimana. Ci sono rimasti il leone, il cancro e il sagittario. I pesci abbiamo appena fatti. Il leone. Cancro, sagittario, proprio questa settimana non voglio sapere di uscire. Questa cosa a me mi fa ridere, vi giuro. Che ci sono sempre dei segni che restano proprio fino all'ultimo. Non so come fare. Non so come fare. Sapete che faccio? Faccio una cosa anomala. Perché sennò rischiamo di non accontentare tutti, perché è veramente tardi. Ma non dipende da me. Allora, per il leone andiamo a tirare delle carte. Andiamo a vedere le energie. Qual è? Arriva col 6 di bastoni, col trionfo. Il leone, però, ricordiamoci che c'è Plutone e Sole in quadratura in questo, no, in opposizione, scusatemi, in questo momento. E invece, come al solito, Giove e Urano in quadratura. Vediamo quali sono le energie del leone per questa settimana. Ok, allora è lungimirante, devo dire. Sta cercando di abbattere tutta una serie di barriere per aprirsi al nuovo. Soprattutto situazioni lavorative nuove, ok? Per qualcuno potrebbe essere matrimoni, situazioni legate ai matrimoni, eccetera, che insomma un po' di pensiero lo danno. Vediamo. Vediamo di capirci. Le stelle. Il 2 di coppe. La ruota, il 9 di bastoni. Qui c'è proprio il bisogno di. A parte sono molto belle queste carte, c'è la velocità. Io credo che il leone si stia focalizzando su quello che è il futuro e che senta forte la voglia di abbassare le difese nei confronti di qualcuno. Occhio che stelle, 2 di coppe e papa mi danno la sensazione che ci sia qualcosa, oltre che la sui denari, che il leone abbia a che fare con fiamme gemelle o anime gemelle questa settimana, che senta forte l'attrazione, la richiesta e sta guardando oltre. Oltre potrebbe essere oltre l'orizzonte, quindi in lontananza, potrebbe essere il futuro, potrebbe stare aspettando qualcosa, un'apertura, un qualcosa che ha a che fare con le difese che si abbassano. In questo momento però c'è silenzio, quindi la situazione arriva in questa maniera, all'interno di una coppia, di una situazione che potrebbe aprirsi. Il leone sta tentando di accelerare, di dare un'accelerata, ok? Però questo è un momento di grande, grande silenzio, ok? Silenzio, anche difficoltà oggettive. Mi è arrivato però col 6 di bastoni, quindi la vuole vincere questa situazione. Vediamo però qual è. Eh sì, qui ci sono dei messaggi nel mezzo. Qual è adesso l'ostacolo? Il 7 di spade, che ci potrebbe essere ambiguità, ci potrebbe essere una situazione che non è chiara. E qual è l'azione della settimana? Il 9 di spade, quindi col 7 di coppe, grande confusione. Caro il mio leone, questa è una settimana in cui in qualche modo vorresti affrettare e sbloccare delle situazioni che sembrano bloccate e che sono relative o ai rapporti di coppia o a situazioni lavorative che si aprono, che sono in qualche modo rappresentano il tuo obiettivo finale, il tuo sogno. Vorresti farlo tramite messaggi, parlando, affrettando una comunicazione, ma il 7 di spade mi fa capire che non è così semplice. Qui c'è qualcuno che è una situazione che non è chiara per niente. Questa cosa in qualche modo ti causerà tante notti insonni. Ok, la confusione soprattutto. Parlavo di poca chiarezza. Guardate, il 7 di coppe, c'è grande confusione relativamente a situazioni che hanno a che fare con nuove aperture, nuovi approcci. Ok,
Ok, relativa o alle coppie o alle situazioni professionali. L'appeso mi fa capire che questa settimana soprattutto di attesa per il leone, ok? Attesa che si sblocchi una situazione, ok? Un leone rapido, ma e mi scuso, io spero che la settimana prossima questi segni che sono fatti alla fine, le energie me li mettano all'inizio. Ma non dipende da me, non dipende proprio da me. Però per il leone, questo lo posso fare, tirerò la verità nascosta. Qual è la verità nascosta del leone in questo momento che vuole primeggiare, che vuole arrivare vittorioso alla meta? Vorrei poter tirare indietro le mie parole. Quindi il leone si è pentito di aver detto qualcosa. Che cosa? Non lo sappiamo, voi lo sapete però. Io non lo so, ma voi sì. Vorrei poter tirare indietro le mie parole. Ok, quindi voi sapete. Leone, so che è molto veloce, che non te l'aspettavi nemmeno io, ma io faccio le cose per come mi vengono, per come mi suggerisco energie, quindi. Ci vediamo la settimana prossima, ok? Mi raccomando, seguimi perché sai che gli oroscopi sono molto più lunghi, però avevo bisogno di darti delle notizie. Adesso passiamo agli ultimi due segni. Segni, tra l'altro, che sono molto seguiti, ma questa settimana sono rimasti indietro. E che ancora dobbiamo trovare chi è l'ultimo e chi è il penultimo. Stiamo cercando il Carico e il Sagittario. Che chiaramente ancora non arrivano, perché funziona così, no? Dove stanno? Vedete che non sono io? Io sarei Sagittario, però a volte quando succedono queste cose sarei tentata di non farli. Di non farli questi segni. E invece eccolo qua, il Sagittario col suo arcano maggiore, la temperanza, una delle più belle virtù delle carte dei tarocchi. La temperanza. La temperanza che alla fine molto si ricollega alle stelle, che ha questo arcobaleno, che ha questo senso di guarigione, di rinascita per certi versi, no? Vediamo qual è l'energia del Sagittario questa settimana, che ha dalla sua parte Sole e Plutone. Perché sono nel segno dell'acquario, non ci sono segni diretti sui nei segni di fuoco, ve lo ricordo. Però sì, chiaramente Sole e Plutone in acquario aiutano il Sagittario. Poi ti ricordo che la settimana prossima cominciano a uno i vari pianeti ad avvicinarsi ad entrare in acquario. Quindi troverai, per esempio, settimana prossima credo che sia Mercurio. Poi c'è il 5, poi il 13 Marte, piano piano, poi c'è Venere, piano piano saranno tutti dalla tua parte, quelli in Sagittario, in Acquario. In Capricorno, nella tua seconda casa, abbiamo Marte, Mercurio e Venere in questo momento. In quadratura restano Saturno e Nettuno, in Pesci, e poi abbiamo sempre Toro, in Toro, Giove e Nettuno. Urano, scusatemi, la stanchezza è tanta. Ok, allora, Sagittario, caro il mio Sagittario, energie ci sono questa settimana per te? La forza, la regina di spade, il 10 di denari e l'appeso. È tutto in attesa, tesoro. Caro il mio Sagittario, meraviglioso, è tutto in attesa. T'hai preso forza, eh? Ti sei anche posta dei limiti, dei confini. Sei in una situazione volendo migliorata. Adesso andiamo a vedere anche, per qualcuno parlo di famiglia, per qualcun altro di lavoro, ok? Però è come se fosse tutto lì in attesa di esame, in attesa, ragazzi. La giustizia, il 7 di bastoni, il 5 di denari, il 2 di coppa.
la tua energia di qualcuno che prende forza e lo fa in una maniera equilibrata, devo dire. Ok? Devo dire però anche che contemporaneamente sei abbastanza oculato od oculata e molto sulla difensiva nei rapporti, eh? Molto. Perché? Perché la vuoi vinta, ci puoi fare. Qui c'è un sagittario che la vuole vinta, o nelle situazioni professionali, con i denari, o nelle situazioni di coppia. La vuole vinta a tutti i costi, a costo di farsi del male. 5 di spade, ragazzi, è una carta molto particolare perché veramente qui c'è a costo di farsi del male. Però non vuole perdere nulla, nemmeno un centesimo, nemmeno un grammo di emozione, potrei dire. Vediamo, Dio, come è stato al contrario. Vediamo adesso. Qual è l'inizio della settimana? Qual è l'ostacolo della settimana e come prende il corso la settimana? Ancora la temperanza, interessante, temperanza e temperanza. E con la forza lì mi sa che voi effettivamente siete forti questa settimana, eh? Come inizia? Cioè, qual è il problema, diciamo? Non l'ostacolo, l'ostacolo viene dopo, ma da dove venite? Venite da questo bisogno di ripararvi chi avete, da questo bisogno di creare, di rendere solide certe situazioni, soprattutto situazioni, ancora l'appeso, guardate come si ripetono le carte, impressionante, appeso, appeso, temperanza, temperanza, soprattutto situazioni che hanno a che fare con l'armonia. Ok? Quindi questo è un sagittario che in qualche modo arriva in una maniera armonica, ma d'altronde lo vediamo che su questa fila abbiamo tutte le bellissime energie, armonica, alla ricerca di questa armonia e farebbe di tutto per garantirsela questa armonia, ma l'ostacolo è dato da questo 6 di bastoni, da una situazione che in qualche modo trova a capo qualcun altro. Voi inseguite questo trionfo. Questo trionfo però in qualche modo è ostacolato. Ostacolato dal fatto che ci sia a capo, perché questa persona è a capo qualcun altro. E questo qualcun altro è una persona, è un re di spade. Quindi è una persona che potrebbe dire una cosa e pensarne un'altra. Potrebbe, ma non perché mistifica, no. Perché è fatto così, riesce a pensare il bianco e il nero contemporaneamente, riesce ad essere molto logico, molto oculato, molto deciso, molto incisivo, molto tutto, re di spade, particolarmente determinato, soprattutto con le parole. Occhio che se si arrabbia con le parole uccide, ok? Quindi l'ostacolo è proprio, potrebbe essere proprio il fatto che a capo di un sistema che potrebbe essere trionfante, c'è una persona di questo tipo, molto incisiva, soprattutto con le parole. Come finisce la situazione questa settimana? Col 4 di coppe, quindi è una situazione in cui emotivamente si è un po' al ritiro, nonostante questa sorta di guarigione che c'è, ok? Il Papa a fondo mazzo. Nonostante questa sorta di guarigione che c'è, questo equilibrio, perché c'è grande equilibrio in queste carte, io ve lo dico, l'equilibrio lo trova il Sagittario questa settimana tirandosi un po' il remo in barca da un punto di vista dell'emozione, ok? Cerca di essere molto concentrato nei pensieri, molto logico anche lui, e quindi in qualche modo cercare di guarire da quella fretta che c'era e da quella freddezza anche, ha una marcia in più, perché poi sapete, mi prendono le carte, ha una marcia in più il Sagittario questa settimana, questa marcia in più però in qualche modo la nasconde. Non vuole esporre troppo la sua emotività, cerca sempre di essere assolutamente rigoroso. Il Papa, come
col paggio di spade mi dà proprio l'idea del rigore, ok? Quindi un sagittario particolarmente rigoroso questa settimana. Mi piacciono queste carte, vi dico perché. Perché mi hanno dato l'idea di un sagittario che è veramente sulla via della guarigione. Di un sagittario che sta per riprendere il controllo di sé e l'equilibrio, ok? Sia nelle situazioni sentimentali, sia nelle situazioni lavorative. È ancora in attesa di sviluppi veri e propri, però devo dire che dentro di sé è molto molto più forte. Quindi questa è una carta che a me piace tanto. Queste carte mi sono piaciute tanto. So che sono rapide, non so. Non oso pensare al tipo di commenti che arriveranno, però così ho sentito di fare questa settimana e così, anzi proprio più che altro 20 minuti fa, e così faccio. Vediamo qual è il segreto, la verità nascosta del Sagittario con cui deve fare i conti questa settimana. Io nascondo chi sono veramente, lo nascondo da te, ok? Quindi nascondo il mio vero me a te. Ora, questo potrebbe essere la vostra carta o la carta della persona a cui fate riferimento, con cui siete in risonanza. Ok? Il nascondere la vera essenza. Ok? Perfetto, Sagittario, come al solito, noi ci vediamo la settimana prossima. Spero anche per te che tu sia tra i primi la settimana prossima. E ti saluto per questa sera. Adesso passo all'ultimo segno, che è il cancro. Vediamo se riusciamo a individuare la carta di riferimento del cancro. Se me la fanno vedere, che sta cancro, secondo me non doveva essere cancro sagittario, non deve essere fatti secondo me settimana. Ah, la prima, va, meno male. Via, su, via, come dice una mia stupenda amica, su, via. Eccoci, per te cancro, dedicata a te il 2 di coppe. Una delle carte più belle, ci parla di reciprocità, di collaborazione. Eppure Cancro in questo momento vive una forte opposizione, che è quella dei pianeti in Capricorno. Marte, Mercurio e Venere, cioè non sono da poco, non è da poco questa opposizione. Fortunatamente si è tolto Plutone dall'opposizione, già questo è un gran passo avanti. Ti ricordo che Sole e Plutone sono in acquario, che ti stai vivendo fortunatamente il passaggio di Saturno e Nettuno in pesci e soprattutto di posizione positiva, positivo anche Giove e Urano che sono diretti in toro. Quindi potrebbe essere un ottimo momento se non fosse per questa forte quadratura, questa forte opposizione in Capricorno, ma vedrai che piano piano, piano piano, questi pianeti passeranno tutti in acquario, quindi lasceranno il Capricorno e si allenta questa quadratura. Devo dire tra l'altro che sei uno dei segni, secondo me, che andranno bene nelle prossime settimane. Allora, andiamo a vedere anche per te un oroscopo molto veloce, che poi sapete bene che non sono oroscopi, ma sono messaggi per questa settimana. Andiamo a vedere intanto le energie come sono messe, ma sono è un modo tutto diverso. Sette di bastoni, morte, imperatrice, cavaliere di denari. Beh, da che ti difendi? Mi piacerebbe sapere da che cosa ti stai difendendo. Mi piacerebbe proprio, in qualche modo, stai cercando di procedere, ma procedi in una maniera un po' arrancante, si può dire? Vorresti trasformare, vorresti crescere, vorresti migliorare la situazione, assolutamente. Solo che questo è un momento di particolare
lentezza. E tu questa lentezza non la comprendi, non ti piace, diciamoci la verità. Non ami molto questa lentezza, eh? Quindi tutto quello che sta crescendo, perché sta crescendo, lo affronti in una maniera che secondo me non è del tutto corretta. Però adesso voglio andare a vedere, perché questa è l'energia che mi arriva. Mi ha bloccato un attimo questa energia, come avete sentito. Il 2 di coppa, il 6 di spade, la regina, no, il re di denari, di spade. Allora, capiamoci, questa è una situazione in cui effettivamente le energie del cancro sono particolari, perché voi sapete che siete in una situazione di, non dico di stallo, ma di chiusura. Qui dovete chiudere con qualcuno. Questo qualcuno mi fa sentire un grande rapporto di reciprocità. Chiudere non significa chiudere. Chiudere intendo trasformare. Bisogna trasformare la situazione e cambiare completamente rotta. Questa è una situazione che in qualche modo, questo è un momento in cui si può tutto. Ecco, facciamo così. Questo è un momento in cui si può tutto, ma siete voi a decidere cosa si può e cosa non si può. Siete voi a dare i limiti e i confini. Ok? Siccome le energie sono reversibili, potrebbe essere che sia stata l'altra persona che ha proprio imposto limiti e confini e allontanamenti. Però questo è un momento di grande trasformazione. Adesso andiamo a vedere in che senso, tra l'altro. Ok? Allora, 6 di coppa, ruota, l'ho detto che c'era velocità questa settimana, 8 di bastoni, mamma mia velocità, 10 di bastoni. Quindi c'è questa consapevolezza, questa voglia questa settimana di superare le difficoltà. Si viene da un rapporto, probabilmente da un ritorno, potrebbe essere un incontro, ok, che ha scatenato tutte queste energie. Qual è però l'ostacolo? L'ostacolo è proprio la velocità, il mutare delle cose, ok? Diventa un vero e proprio ostacolo in questo momento. Come si muoveranno le cose? Si muoveranno probabilmente attraverso comunicazioni, anche quelle abbastanza veloci. Però andiamoci a capire qualcosa di più. Il 6 di coppe col 4 di spade, la ruota è col re dei denari, l'8 di bastone è con la regina di bastoni. E il 3 di spade. Caro il mio cancro, sicuramente qua c'è una situazione che è apparentemente aperta a tutte le possibilità. La possibilità maggiore da cui arrivate è quella di non crescere, di cambiare strada, di non approfittare di un forte rapporto di reciprocità. Ok? Questo rapporto potrebbe essere stato un incontro che è avvenuto adesso, in questi ultimi giorni, vi ha portato grandissimo stress. L'ostacolo di questo incontro e di questo rapporto, come vedete sotto il 2 e con la morte, è secondo me il re di denari. Quindi o una persona dei segni di terra, o una persona, un marito, o un collaboratore economico, ok? Quindi l'ostacolo sta nel fatto che ci si muove rapidamente, ma ci si muove in un piano che è particolare, che è quello o del matrimonio o della collaborazione economica, che apparentemente vanno in contraddizione con la coppia, con la reciprocità, con l'appartenenza, col sentirsi. Ma non perché sono in contraddizione, siamo attenti, ma perché è un momento di, come ho detto prima, di grande trasformazione. Il
cosa succederà questa settimana? Questa settimana c'è l'otto di bastoni, quindi le situazioni, tra l'altro è quella ruota, no? Si muoveranno in maniera molto molto veloce, come non vi aspettate, e prenderanno una piega particolarmente diretta, solo che è una piega che in qualche modo vi porta a riflettere su tutta una serie di difficoltà e vi porta al 3 di spade, quindi a una situazione che va guarita, ok? Quindi ancora di più sono convinta che c'è qualcuno con cui avete a che fare, o siete voi, che vuole chiuderlo quel rapporto di reciprocità e lo vuole fare in maniera molto veloce. Questo significa però dover affrontare un dolore. Per qualcuno, stiamo attenti, questo dolore sta per essere superato, perché il 3 di spade in queste specifiche carte ha le rose sotto, quindi è un momento in cui in qualche modo o una persona dei segni di terra, o un marito, o un collaboratore si muoveranno in maniera così veloce da permetterci di superare quel dolore che abbiamo affrontato e dobbiamo affrontare a causa di un allontanamento, o a causa di un qualcuno che arriva in maniera veramente lenta, veramente lenta. Io credo che il cancro senta tantissimo il rapporto verso qualcuno, l'appartenenza verso qualcuno. Potrebbe essere anche qualcosa, e non soltanto, ma il due di coppe mi sa proprio della reciprocità di un rapporto. Ma dall'altra parte c'è una persona troppo logica, troppo ponderata, troppo decisa a impartire i propri schemi. Ecco perché ci si trova in questa situazione un po' particolare, anche di sofferenza. Questa è la mia sensazione, la mia lettura così molto veloce di questa sera. Perdonatemi. Vediamo un attimo la verità nascosta per il cancro, qual è? Cancro, vorrei poter tirare indietro le mie parole. Sono le vostre o sono quelle dell'altra energia? Ognuno di voi sa, vedete quello che vi risuona dentro. La prima cosa che vi risuona è la verità, perché ricordate che queste sono le letture soprattutto fatte di energia. Quindi la prima cosa che vi risuona è la verità, quindi potrebbe essere dell'altra persona, potrebbe essere la vostra. Anche per voi questo messaggio così particolare, sibillino, vorrei poter tirare indietro, ritirare le parole che ho detto. Faccio la traduttrice, quindi sono brava a tradurre queste cose. Ok, perfetto. Vi auguro buona serata. Non mi insultate troppo nei commenti, non vi arrabbiate troppo per questi tre video fatti così, molto all'improvviso, perché io partivo per farli normali, poi mi è venuta questa accelerazione e l'ho fatta. Vivo di istinto, di intuito, di energia. Ok, ci vediamo la settimana prossima, anche per il cancro. Spero che non esca anche per quella settimana prossima l'ultimo, spero di farlo per i primi, ma sapete che non li faccio io perché non mi andava di sentire lamentele, ah, fai quello prima, fai quello dopo. No, no, sono le energie che decidono quando deve essere fatto un segno. Ok, bye bye, buona serata.